Salve a tutti, amici di CDK8, qui la vostra Askel che vi parla e vi dà il benvenuto nel nostro nuovo video della settimana dedicato alle news e alle novità di questi ultimi giorni. Oggi parleremo di tre news davvero molto particolari, so già che alcune forse le conoscete già, ma ne parleremo insieme. Quindi rimanete insieme a me in questo fantastico video e scopriamo insieme le tre grandi novità di questa settimana. La prima forse ne avete già sentito parlare ieri ed è l'inizio del Gamescom. La seconda è il cambiamento delle difficoltà su The Quarry e anche magari qualche novità su un nuovo gioco a tema Harry Potter. Quindi rimanete insieme a me e iniziamo a parlare insieme della prima fantastica news. La prima è proprio quella in riferimento al Gamescom, questo grande evento dal punto di vista videoludico. Sappiamo che comunque il Covid purtroppo ci ha fermato per quasi la maggior parte di tutti quanti gli eventi, ma questo sarà un grande evento che durerà esattamente 4 giorni dal 24 al 28 agosto. Quindi mi raccomando, tenete d'occhio comunque l'internet, comunque per le news e le novità che ci saranno, perché sicuramente annunceranno un sacco di novità a tema videoludico, nuovi giochi, giochi che magari sapevamo che uscivano e quindi ci faranno vedere dei gameplay magari, o ci faranno vedere dei giochi che non conoscevamo assolutamente. Quindi assolutamente rimanete anche con noi di CDK8 per scoprire molto di più, perché sicuramente ne scriveremo di robe. Invece la seconda novità è in riferimento a The Quarry, che negli ultimi mesi ha molto interessato la community e anche molto, comunque è molto piaciuto il gioco, ma forse sembrava un po' troppo facile. Per questo motivo hanno aumentato il tipo di difficoltà, quindi adesso sarà molto più difficile e magari più challenging da giocare. Magari se fate degli errori in gioco la storia potrebbe cambiare molto molto di più, però provatelo nel caso. Se non l'avete mai giocato, giocatelo, approfittatene, ma se l'avete già giocato, provate ad aumentare quindi la difficoltà con questo nuovo update. Nel caso fatemi sapere se comunque è giocabile e comunque interessante. Invece, ultimo ma non meno importante, parliamo di un gioco che sta mettendo in hype, penso, la maggior parte di noi videogiocatori, ed è riferimento ad Hogwarts Legacy, che sappiamo che dovrebbe essere praticamente un gioco RPG a tema proprio Harry Potter. Quindi dovremmo essere in grado tutti quanti di creare il nostro personale personaggio e andare in avventura insieme, seguendo anche una storia specifica. Sembra davvero molto importante, ma si chiedono se effettivamente rispetterà le nostre aspettative, anche perché se non sbaglio è stato anche un pochino ritardato il gioco. Ma rimanete insieme a noi di CDK8 per scoprire anche tutte le future novità e news di questo fantastico, speriamo fantastico gioco. Noi invece con quest'ultima novità concludiamo il video di presentazione di oggi, ma vi ricordo di salvare tra i preferiti il nostro sito di CDK8, il nostro comparatore di prezzi, per sapere i prezzi più bassi per videogiochi, abbonamenti, gift card e tanto altro. E non vi dimenticate di partecipare al nostro server di Discord per partecipare a tantissimi giveaway e vincere tanti premi. Noi invece concludiamo questo video, ma ci vediamo a un prossimo video. Alla prossima, ciao ciao!